Ciao amici, altro video, altra corsa, altra spesa. No, è un video di prodotti finiti, un po' mancerecci, un po' detersivi, un po' cosine nuove, un po' cosine comprate e ricomprate perché ci sono piaciute. E vediamo se riesco a farvi vedere il sacchetto senza fare danni, perché veramente qua è un po' pieno. Allora, vediamo un po' se riesco. Oh, questo è il sacchettone prodotti finiti pieno, vabbè. Allora, iniziamo subito. Vi faccio vedere una novità. Allora, mi sono iscritta anch'io alla Degusta Box e ho ricevuto quella di giugno. Non ho fatto il video perché ormai, ora che l'ho ricevuto, avete visto milioni di video di Degusta Box, quindi avrete sicuramente avuto le cose uscire dagli occhi, perché praticamente l'hanno fatto vedere tutti. A me è arrivato, fate conto che io mi sono iscritta dopo la metà del mese, quindi ora che è arrivato verso il 20, ormai è tardi perché di solito dovrebbe uscire la Degusta Box nuova i primi del mese, in teoria, perché il 7 arriva il questionario verso il 10, ecco, forse il primo pagamento è al 10, mi pare, o l'11, adesso non ricordo. Comunque, ecco, io avendolo avuto ricevuto dopo il 20, non mi sembrava il caso di fare il video. Comunque, nella Degusta Box di giugno c'era dentro, tra le altre cose, anche questa pasta, la Pezzullo. Queste erano le mezze maniche. La carta è da mezzo chilo, pasta di semola di grano duro trafilata al bronzo, come tutte le altre del resto, perché sono tutte trafilate al bronzo. Queste qua erano le mezze maniche. Le mezze maniche sono quelle praticamente un po' più grosse dei maccheroni, dei maccheroncini, però un po' più corte, quindi un po' più cicciotte e un po' più corte, tipo me, insomma, praticamente ecco, corta e cicciotta, ecco, sono io, mezze manica. Ok, chiamatemi mezza manica. La carta mi piace tantissimo perché se faccio così si sente un bordello allucinante. È una carta di origine vegetale biodegradabile, quindi dice: un tesoro da proteggere. La pasta Pezzullo nasce in un luogo unico dove il sole ricopre d'oro i campi e nell'aria si respira il profumo del mare. Così la sua bontà resta uguale da secoli. Per custodirla l'abbiamo messa in una confezione speciale in carta EPLA di origine di PLA. Adesso non so se PLA o PLA, di origine vegetale biodegradabile, un gesto d'amore verso ciò che di più prezioso abbiamo, i nostri prodotti e la nostra terra. Infatti, qui dice prodotti in Italia con la nostra bandiera italiana, che a me sinceramente non piace molto, ma comunque è una mia cosa personale. E queste mezze maniche, numero 63, una cottura di 14 minuti, noi anche 20, perché 14 minuti è per chi ha denti buoni. Io non ce ne ho molto buoni e quindi mi serve un po' più di cottura, ma comunque buona, ci è piaciuta. Sempre nello stesso pacco gara c'era l'altra pasta della Pezzullo, spaghettoni. Questo può essere equiparato a un numero 5 della Barilla, sempre da mezzo chilo, così. Spaghettoni sempre in carta biodegradabile, di origine vegetale biodegradabile. Cosa posso dire? Ah, quindi spaghettone numero 6, o 6, qua c'è il numero 6, cottura 11 minuti, ma anche 15. Sempre come il perché di prima. Basta, posso dire. Allora, questi mi sono piaciuti un po' meno perché solo per una cosa sola, non perché non fossero buoni, anzi, tutte e due paste molto compatte, molto corpose, fatte col sugo, tenevano bene il sugo, quindi buone da quel punto di vista. Gli spaghettoni non sono tanto piaciuti a noi perché noi siamo abituati a mangiare numero 3, quindi quelli più fini, gli spaghettini fini della Barilla. E quindi quelli grossi io noi non li amiamo tanto, solo per quel motivo lì, perché per il resto ci è piaciuta. Poi penne rigate di Carrefour, mezzo chilo, pacco gara di mio marito, l'ultima gara che ha fatto della Gatto Tacheri. Se avete visto il video precedente, andate a vedere che c'è la spiegazione. Poi, allora, altro prodotto finito. Questo deodorante extra fresco, qui c'è sempre la luce, vabbè, non so come vedete voi, ecco così. Della Neutro Roberts è quello non spray ma vape, va vaporizza vapo, è vapo, si dice vapo. Ed è quello, penso, senza il gas. Ho dovuto prenderli così perché
Il Riccardo, portandoli a scuola e cambiandosi nelle medie, quando fanno educazione fisica, si cambiano i vestiti e le scarpe e si deodorano anche dopo perché c'è una puzza impressionante. Dagli 11 ai 15 anni sapete che ci sono gli ormoni che pim pum pam e quindi pam 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 fanno così. E il professore all'inizio avevo preso sempre della Neutro Roberts o forse altre marche, quelli a gas, spray. E non li ha voluti, gli ha detto comunque di dirmi di cambiare il tipo di spruzzatore, quindi o il roll on o quello in crema, ma lui il crema non gli piace e quindi ho optato per questa pushata qua, insomma, che si chiama vape, non ha gas, ma comunque viene fuori con una specie di spruzzino un po' più debole, ecco, non fa la nube di gas atomico che facevano gli altri o che fanno gli altri. Poi questo invece è di risparmio casa, il deo profumatore per le lingerie profumate. Praticamente sapete che ha forma così, questa forma qui, col beccuccio, col tappo che si tira su e dentro sono quelle perline in gel, quelle bagnate, che poi come si dice? Evaporando, adesso non so bene, evaporando si riducono e alla fine rimangono una poltiglia a pappetta che poi vabbè si butta via perché sono finite. Questo è il profumo acqua e quindi erano per le perline in gel azzurre, mentre l'altro che avevo preso sempre da Risparmio Casa, deo sempre al perle in gel profumate al lime, uguale come sopra, sempre le perline, sempre la stessa funzione. Li ho messi in bagno tutte e due. Allora, li avevo presi per la macchina, soltanto che sia il lime che l'acqua sono profumi che no, non mi piacciono. Quindi, però, messi insieme in bagno fanno un mix che comunque tanto male non è. Poi, tanto comunque so che la durata è quella che è, quindi. Perché in macchina poi mi avrebbe dato fastidio, perché la macchina, essendo più piccola del bagno, chiaramente quando entri, oh, fai così e dici, mamma mia, che puzza. Quindi, no. Li ho messi in bagno, poi ho finito io i pavesini, questi qua classici, gli original dentro mangiandoli con il latte, insomma. Poi al Penny Market, visto che dove lavoro adesso io, in macelleria Salumeria, abbiamo di fianco proprio un Penny Market, che è il discount. Ho preso questi, sono spicchi di mela e c'erano forse anche gli altri, ma arriveranno comunque. Due tipi, ho preso questi qui essiccati, sono degli spicchi di mela essiccati. Scusate, ma mannaggia, della frutta Italy o Italy, non si sa, senza glutine, sono un pacchettino da 20 grammi e questi con la figura così voleva dire che gli spicchi erano abbastanza spessi, di mela sbucciata ed essiccata, buonini. Sì, devo dire che sì, magari come snacchettino, snacchino per spezzafame delle 11:30 oppure del pomeriggio verso le 4:30 5 ci sta bene. Non sono tanto duri perché il mio problema è anche per preoccupazione, pensavo fossero talmente secchi da dire cavolo, me li devo tenere in bocca e fare la circonvallazione per mezz'ora. Invece no, vedo che si sciolgono abbastanza bene, si ammorbidiscono e comunque sono buoni. Devo dire che mi sono piaciuti di più l'altro pacchetto che mi sembra che abbia i contorni arancioni, perché l'altro, questo qui, ha i pezzettoni più spessi di mela tagliata, mentre l'altro ha proprio tipo patatine, sottili come patatine di spicchi di mela, quindi forse preferivo gli altri. Mi sembra, sì, devo dire di sì. Poi, due bistecche di tonno, queste qua le ha prese mio marito e non so dove. Perché forse le avrà prese o al Carrefour Market o l'Express o il Tigros, adesso non so, e li ha fatti sulla griglia, solo che li ha fatti andare forse un po' tanto e si sono un po' asciugati, e sono rimasti un po' gnocchi. Non so quanto li abbia pagati perché li ha presi lui, li ha voluti fare, ecco appunto, li ha fatti così la griglia, però vedete che dentro devono rimanere rossi. Siccome io la carne rossa non la mangio perché non mi piace, mi fa schifo proprio, proprio come gusto, non perché mi faccia senso, ma proprio come gusto. E mi piace soltanto quella cotta comunque. E niente, sono rimasti un po' gnocchi, un po' non, a me non sono piaciuti tanto, infatti non sapevano neanche di tanto. Io tenderei a non ricomprarli, poi se vabbè a lui sono piaciuti che li ricompra, va bene, uguale. Poi
Proseguiamo. Questi Orosaiva sono i pacchetti di biscotti secchi che al gatto piacciono tantissimo. E dovete sapere che alla mattina io e Pipita facciamo colazione insieme. Perché non posso svegliarmi tranquillamente come tutte le sane persone che fanno colazione, io risveglio, si stirano. No, io devo, pronti via, preparare tovaglietta, latte e caffè che bevo io ovviamente. E lui che si mette sul tavolo vicino a me mi guarda e dice: allora un pezzettino non me lo dai? E quindi gli stacco i pezzettini di biscottini e lui se li mangia. Fa bene, fa male, non mi interessa. Lui li mangia, non sta male, quindi va bene così. Boh. Poi. Volevo farvi vedere questa cosa qua. Questi qui sono i bricchettini della Weber. Io ho come si dice? La grigliera, grigliatrice? Non si sa. La griglia, praticamente. C'è mio marito che mi sta dicendo qualcosa, ma non capisco. Vieni qua! Ah, barbecue! Si chiama barbecue? La griglia, vabbè, per fare la grigliata. Questi sono i bricchettini, praticamente sono questi cosini qua che vedete, grigi, dove sono questi qua? E sono dei ciocchettini così di carbone, già fatti, rotondi, ovali, insomma, e, che servono per appunto la marca qui Weber, la griglia apposta che abbiamo noi. E vanno molto bene perché si accende subito. Durano tantissimo, che ci fai veramente una bella grigliata di mezz'ora e vanno avanti anche tanto, anche perché rimangono caldi, cioè il fuoco te lo fa bello, bello caldo, bello vivo. Infatti qua dice la spiegazione, ecco, la griglia che io ho, il barbecue che io ho è questo, è quella ovale che comunque se andate a guardare, vedete la griglia, il barbecue Weber, lo trovate sicuramente. È quello con praticamente il capsulone di coperchio e grigio, l'abbiamo preso. E a noi piace perché ci fa venire fuori delle grigliate decorose, diciamo. Allora qua dice il tempo di incendio 20 minuti, e poi c'è un sistema per accendere questa griglia. Voi andate, chi è curioso di sapere, vada a vedere sul sito della Weber e vede tutta la spiegazione di questa griglia, questo barbecue. Poi dice durata di 3 ore minimo, tempo di combustione 100% naturale, bla bla bla, un coso del genere che sono. Di quantità, marito? 3 kg. Sì, c'è scritto qua. No, 4 kg. C'è scritto 4 kg e viene sui 6 euro, mi dicono dalla regia. Quindi non costano poco, però la durata è buona. Quindi piuttosto che buttare dentro sacchi, sacchi, sacchi di carbonella che poi basta, è finito. Quindi no, preferiamo quello. Poi vi faccio vedere, andiamo avanti, ho finito il mio sole. Lo sapete, classico, ovvio, questo qua è buono per i delicati, i colorati, colori protetti e brillanti, 40 lavaggi anche no, perché io ne faccio molti meno, però magari con questo diciamo che un 30 sicuramente, un 40 non so se ci arrivo, devo contarli, qualche volta devo mettermi a contare quanti lavaggi faccio con questo, ma perché io non usando sempre lo stesso detersivo per le lavatrici che faccio, lo cambio spesso, quindi non riesco a tenere conto delle volte che uso ogni detersivo. Dovrei farmi un quadernetto, però è da malati di mente, non c'ho tempo, non c'ho voglia, e allora anche no. E niente, questo qua è da 2,6 litri. Che vi posso dire, è il solito sole, io mi ci trovo bene e va bene così. Non mi ricordo, forse sicuramente l'avrò preso da Acquasapone, perché io di solito o lì o da Risparmio Casa li compro. Come ho preso, ho trovato questo, sono le capsuline, queste piccoline che vedete, sono quattro palline colorate da mettere nel WC della Bref. Questo qua era gusto Hawaii, Hibiscus Escape, molto 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 buono. Questo mi è piaciuto veramente. Era quello con le palline colorate, color magenta blu, mi pare. Molto buono, veramente. Anche così sentire da qua si sente ancora l'odore di queste palline. Adesso sto usando invece l'altro che è palline lime e rosse. Ma sa un po' di poco, sanno meno, quindi già non mi piacciono tanto come queste qua. Queste qua veramente mi sono piaciute veramente tanto. Ecco quello che vi dicevo, io prima prendevo a Riccardo questi spray deodoranti, questo della Borotalco, ma comunque prendevo anche Neutro Robes e gli altri, della White Mask, quindi muschio bianco, al profumo muschio bianco. Questi qua li ha dovuti finire mio marito perché lui a scuola non poteva più usarli, perché facendo la vaporizzazione così col gas,
Non andava bene, anche perché loro si spogliano comunque in un ambiente chiuso, negli spogliatoi loro maschili, e quindi respirando gas non va mai bene, quindi niente. Poi il sotto l'acqua di Shaka, doccia schiuma a melograno, quando ero andata da Tiziana, lì dove abita lei, adesso non mi ricordo più, Tortona o da quelle parti lì, no, no, Tortona sì, mi ha portato forse in Alessandria. E siamo andati tipo all'OVS, mi pare, e abbiamo trovato queste cosine qua di Shaka, chimichissime, ma proprio chimicissime, chimichissime, chimiche al 100%. Ecco, te tagliamo la testa al toro. E non mi è piaciuto assolutamente né questo né tutti gli altri, come anche a lei non sono piaciuti, perché è veramente un odore orrido, ma tanto io li ho usati per mettere dentro nell'acqua della vasca, quindi si sono diluiti e ciao, ti saluto. Poi mio marito ha finito questo Sensis Avon, bagno schiuma, quello verde, solito sapete che a me quelli verdi e quelli azzurri mi fanno cacare, quindi li ha finiti lui. Boh. Questo croissant al cacao, della tutti i giorni, tutti i giorni, boh, non a Marta, tutti i giorni, vabbè, si chiama così tutti i giorni. Questi mi sa che li ho presi nel posto dove lavoravo prima, quindi non sono stati buoni, non mi sono piaciuti, sicuramente di là non ci ritornerò più per quello che hanno fatto, come si sono comportati, sicuramente. E niente, ma questa cosa qua non la comprerò più perché hanno fatto un po' schifezza. Poi questo buonissimo dentifricio dell'erboristeria, antica erboristeria, al totale 99% di crescita batterica, toglie il 99% di crescita batterica, menta e salvia, molto molto buono, è un formato più grande di convenienza da 125 ml, molto 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 buono, dentro era verde, finito come si può, vediamo se si riesce a far vedere il buco che è finito, yeah, vedete che non c'è più niente, io non taglio le cose perché poi tagliando la roba dentro la plastica non mi piace, mi fa schifo, tanto io riesco a finirla sempre tutta la roba e la spremo fino in fondo, niente, buono, mi è piaciuto, a noi questi dell'antica erboristeria ci piacciono molto e sicuramente lo ricomprerò, soprattutto questo con il fatto qua rosa, è molto buono perché è una buona menta, non è quella menta glaciale forte, ma è una buona menta rinfrescante che con l'aiuto della salvia sbianca i denti e io ne ho bisogno. Poi, allora, questo Whippy qui con formaggio senza glutine, io non mi ricordo, visto è di Polle Tacchino, non mi ricordo dove l'ho comprato, se forse da Penny, anche questo, Penny Market, può essere, e non mi ricordo neanche, però sono piaciuti, i bambini li abbiamo fatti alla griglia e a loro sono piaciuti molto. Vabbè, i miei classici Daddy Star, della Star appunto, io prendo il pack quello da 30, quello grosso, che costa meno, niente da dire, io quando devo fare il brodo uso quelli e buonanotte al secchio. Poi finito l'altro che vi dicevo, che ne ho una caterba e mezza, questo qui che è il Bubble Bath di Avon, sempre raspberry e cream, molto molto buono, è rosso, rosso sul rosa, insomma, rosso rosa, molto molto buona, sa di ciliegia, cremosa, niente da dire, vasca piena di bolle, come piace a me, e sapete. Boh. Poi, questi qua sono delizie del sole, 10 bastoncini di verdure, presi Eurospin, ecco, meno male che loro mettono queste cose così almeno mi aiutano a ricordare le cose, benissimo. Sono bastoncini tipo i Findus, però con dentro le verdure precotti, quindi vanno soltanto scaldati in forno, sono già prefritti, insomma. Però con dentro zucchine, cosa che c'è dentro di verdure? Aspettate che leggo. Allora, bastoncini di verdure impannati e surgelati, quindi broccoli, carote, mais e sedano, le verdure che ci sono dentro in questi bastoncini, buone. 10 bastoncini, pagati sicuramente non più di 3 euro, perché sicuramente non avrò pagato più di quello. E buoni, sì, Delizia del Sole mi sta piacendo, è una buona marca di Eurospin e mi piace. Li ricomprerò sicuramente perché i bambini se li sono mangiati tutti. Poi, finito questo soft soft, profumo di talco, vedendo il 230 l'ho preso sicuramente dove lavoravo prima, in quel postaccio là, come di sopra, le brioche,
Sì, buono, è stato abbastanza buono, da 250 ml. Io, vabbè, lo spruzzatore, ma non so se lo vedete sul camino. Ha fatto un po' fatica perché il beccuccio era un pochettino da modificare, però vabbè, pazienza, sono riuscita a usarlo lo stesso. Poi, mangiare del gatto, uno dei tanti finiti, quelli che ho fatto vedere del video di compere prima. Questo qua della Koshida, quindi Eurospin. No, scusate. Ma forse Lidl, no, Lidl, scusate. E quindi quello adulto, eccolo qua. I croccantini che sono fatti così. Sì, gli piace, ma preferiscono quelli piatti. Vedo che fanno meno fatica a mangiare quelli triangolini piatti che questi qua rotondini, che sono un po' più cicciotti e più alti. Evidentemente loro con i dentini piccoli fanno più fatica. Poi tanto poi gli metto sempre anche del lumino, quindi si ammorbidiscono. Poi, no, questo no. Non c'entra niente, non so perché. Queste qua sono della Krusty Krock Bacon Snack, sono le patatine da 130 ml, prese sicuramente Eurospin. Buone, sono piaciute ai ragazzi, soprattutto a Riccardo, perché sono quelle tipo saporite alla pizzaiola, paprika, quelle robe lì che a loro piace tanto. Ovviamente non lo mangiano tutti i giorni, qualche volta se lo mangiano. Eccolo qua, quello che preferiscono i gatti della Koshida sempre, quello sterilizzato, vedete che ci sono i triangolini così, questi li preferiscono perché sono un attimino più piccolini e vedo che li mangiano più volentieri, quindi tenderò a comprargli magari più questa roba qua che gli altri. Andando avanti ho finito il coccolino, eccolo qua, adesso tenderò a comprare di più, sempre di più questi qua, questi formati qua da 700 ml comunque che non sono pochi. Qua dice che vabbè, è quello come si chiama il concentrato e qua dice fa vedere la foto che bisogna diluirlo nel flacone grosso di plastica, ma io non c'ho voglia, io lo uso così, uso tipo un tappino o due di quelli che ci sono qua, che adesso io vabbè i tappini faccio la raccolta, sapete che li tolgo tutti e non sto lì a diluirlo perché non c'ho tempo, lo prendo, lo verso nella vaschettina dove c'è il livello massimo, basta, uso quello e punto e fine. Buonissimo profumo, delicato, ipoallergenico, è un ammorbidente che va bene anche per come si chiama? È una formula ipoallergenica che va bene per i capi dei bambini piccolini, se vedete, ok. Qua dice che comunque usando questo risparmi il 66% di plastica e quindi direi che non è male e anche come soldi. Poi ne avevo forse un altro, ah sì che è caduto, eccolo qua, lo stesso sempre coccolino però alla lavanda, no, orchidea viola e mirtilli, mi è piaciuto un po' meno perché questo sapeva un po' meno sui capi, rimaneva un po' meno, ma è la stessa roba identica di prima, che si può diluire, versare nel bicchierotto se avete, oppure io me lo metto direttamente nella vaschetta dove c'è il porta ammorbidente. E via così, ammorbidente anche questo qua, concentrato e punto fine. Ricomprerei di più, sicuramente sarei più propensa a ricomprare quello bianco e non questo qui perché questo qua mi è piaciuto un po' meno. Poi pacco di questo Fonzie, vabbè, i sono nostri Fonzie, che praticamente sono quello da il pacchettone con dentro 10 buste, lo dice qua, eccolo qui, lo vedete? Sì, 10 buste. E niente, niente da dire, ci piace, sono i soliti, vabbè, Fonzie che li conoscono tutti, che se non ti lecchi le baffi, no, non ti lecchi le dita, così sulla metà, vabbè, dice così la pubblicità, ma fa niente. Poi c'è questo qua, Combos, con gli snacchini, peperoni e pizza. Peperoni pizza. Praticamente questo, se vi ricordate, l'abbiamo trovato nel pacco degli assaggi di Cibo USA mi sembra, o quell'altro, ma è American Market. Comunque andatevi a vedere tutti e due i video se siete curiosi di sentire, perché li abbiamo assaggiati io e i miei figli e quindi sapete se ci sono piaciuti oppure no e le nostre impressioni. Poi un'altra cosa che questa ve la ricordate che era nel pacco. Forse My American Market, questo qui, sempre cibo americano, i biscotti, buoni, molto buoni, sono praticamente cookies che erano i tipo Oreo, tipo biscotti così alti con dentro la crema, abbastanza buoni, sì, a me sono piaciuti, li ho mangiati io perché ovviamente i biscotti qua mangio solo io.
Poi, eccolo qua, il profumo a biancherie, il primo che ho finito, profumo a biancheria della dottor Beckman. È buono, è un 100% profumo, non ha morbidente, va bene per tutti i tipi di tessuto, va bene sia per la lavatrice che per l'asciugatrice. Freschezza mattutina. Sì, insomma, il profumo non è dei migliori, però vedevo che lasciava un buon profumo di fresco, di pulito sulla biancheria, sui capi. Sì, preferisco l'altro della Nuncas, ma comunque anche questo non mi dispiace. Poi, un'altra cosa finita sono queste qui, le meringhette azzurre. Questo qui è un prodotto dolciario che ho preso da Dolce Risparmio, forse. È un posto che abbiamo noi qua vicino, praticamente è un quasi outlet di tutti i dolci, dolciumi, dolciari, caramelle, cicche, e via discorrendo, insomma, i dolci in generale. E troviamo proprio tutta la gamma di dolci, dalle torte ai pasticcini ai biscotti. Adesso hanno inserito anche, ho visto, le paste, cracker. Roba senza glutine per i celiaci, però comunque ho trovato quelle lì, erano le meringhette azzurre che ho usato per quando ha fatto gli anni il Riccardo, visto che ha fatto la festa con i suoi amici. Io ho detto: ma sì, mettiamo qualcosa di dolce, anche se poi li ho finiti io. Poi queste qua, anche questi tortilla chips messicani, erano quelli da 200 grammi, sempre patatine a forma di triangolo, le classiche tortilla che ho preso da Discount Ins, supermercato Ins che ho sempre qua vicino a casa. E buone, sì, ci piacciono perché sono quelle al mais, quelle messicane, e a noi piacciono tanto. Poi finito, Hydro Caps White, le mie capsuline, queste qua bianche, che le metto dentro direttamente nel cestello della lavatrice per sbiancare i capi chiari, quindi i bianchi, soprattutto le calze dei miei figli. Poi ho finito questa qua, il green tea, quella sempre al ginseng e oni, quindi miele, sempre trovato nel cibo, assaggi cibo pacco di Cibo USA, buono, mi è piaciuto tanto, però vanno bevuti freddi perché caldo faceva veramente schifo. Qua è caduto qualcosa, non so cosa è stato sullo scoppio, comunque scusate, vabbè. Allora, poi finiti, altra cosa di Ritz, questa qua sempre cheese bits. Sempre del pacco Cibo USA, sempre assaggi, quindi come prima video, uguale come questi. Questi erano quelli che forse ci erano piaciuti meno perché erano molto forti, si sentiva molto la mostarda e sempre comunque sono dei brezel spaccati con miele, mostarda e onion, cipolla, mi hanno detto, mi sembra di aver capito, di aver imparato. Qualcuno di voi me l'ha scritto, grazie, ti ringrazio, che io onion non sapevo cosa fosse, forse adesso ho azzeccato e ti ringrazio. Sì, oddio, strani, non schifosi, però neanche così buoni, ma strani direi. Poi, questi qua, patatina classica, ah sì, anche questo, pacco grosso, delle patatine da 300 grammi, così, della Buongiorno Natura, sempre presi all'Inps, sempre per il compleanno di Riccardo. Non sono state buone, non ci sono piaciute, infatti le abbiamo date tutte agli uccellini qua fuori, le abbiamo proprio il rimanente pacchetto l'abbiamo dato agli uccelli qua fuori che abbiamo sul prato, e si sono mangiati loro perché non erano per niente buoni, infatti non li comprerò più perché ci hanno fatto un po' schifo. Poi questo qua, Avon Senses, il Reflexion, è sempre uno shower cream. Il tappo lo devo levare, ce l'ho fatta. Sì, buono, molto delicato, di quelli viola, quindi tipo lavanda, tipo una cosa tipo calmezza, calmità, calmitudine. Sì, di quelli che insomma rilassanti. Sì, dai, abbastanza buono, solito shower gel dell'Avon. Che ne ho milioni da finire. Poi questo qui, il cura lavatrice, io uso questo del sole, ovviamente io mi ci trovo bene, praticamente prendo il beccuccio, giro il tappo, lo
verso tutto nella vaschetta della lavatrice e dice che si può passarne un po' sulla guaina per pulire eventuali incrostazioni oppure residui di, sapete che si forma l'acqua con del detersivo, quindi poi puzza e non va bene. Quindi io mi trovo bene, non costa poco, perché è un pacchetto da due di questi cosi qua, costeranno sui 6 euro, 6,97. Non è poco, però io una volta al mese faccio questo ciclo di 60 gradi versando tutto il flaconcino così nella lavatrice e vedo che comunque è 15 anni che la lavatrice ancora funziona, quindi incrociamo le dita. Qua dice pulita, protetta e profumata, infatti rilascia un leggero profumo di pulito, ma neanche tanto. Poi finiti, vabbè, i soliti stick, questi Corum li ha presi sicuramente mio marito da qualche parte, non so dove, penso, boh, se si è fermato, non so, se al Tigre, so dove, una strana marca, non l'ho mai vista, io non mi dice granché questa cosa, non mi ricordo di averli presi, non so se li ho presi anche da Acquasapone, perché ogni tanto se trovo le robe in offerta li prendo. Sono stay stick, sono snacchini per i gatti che ogni tanto così li diamo. Li ha mangiati, ok. Poi ho finito il front line, queste le tre pipette per i gatti, adesso sto finendo anche quelle per i cani. Sono le quattro pipette per la prevenzione dell'infestazione da zecche, pulci e pidocchi per gli animali. Sapete che io avendo tre gatti e due cani, mi sembra giusto che fargli la profilassi spesse volte all'anno, insomma. Poi ho finito questi fior di panna della Real Forno, questi mi pare di averli presi Eurospin, mi pare, se non sbaglio. Adesso non mi ricordo perché mi confondo con quelli dove lavoravo prima, ma comunque no, credo, no, forse sono di Lidl, no, perché Eurospin mette sul suo marchio, quindi forse questi sono di Lidl e mi piacciono, sono dei frollini normali alla panna, tipo quelli di marca della Mulino Bianco, niente da invidiare, mi piacciono, costa meno e io me li mangio a colazione. Ecco, ho fatto un disastro, briciole dappertutto, vabbè. Poi carne di mio figlio, quella che si è preso sempre nel pacco Cibo USA. Questa era quella al pollo, quella che gli è piaciuta tantissimo, infatti questa la riprenderemo, solo che purtroppo ha tanto sale dentro. E per me non è molto indicata, però è piaciuta anche a me molto. Lui se l'è sbranata in un nanosecondo, infatti è nato un pezzettino piccolino così per suo papà la sera, dice dai te lo faccio provare, ma giusto quel pezzettino lì, infatti dice lo mangi? Lo mangi, se no lo mangio io. Allora è piaciuta molto, sì, questa carne secca, perché è una novità, perché comunque lui è da salato e gli piace. Anche Alice le è piaciuta, ma un po' meno, lei non ha ancora capito i suoi gusti. Poi allora, niente, sta passando una signora. Vabbè, facciamo passare perché se no mi prende la pazza. Gli altri che sono quelli finiti sempre dal pacco Cibo USA, quelli dal peanut butter, quindi burro d'arachidi. Questi sono i risultati un po' pesantini, piccoli, erano quelli piccolini. Quindi andatevi a vedere il video assaggi del Cibo USA, che ne parliamo. Piccoli. Però abbastanza pieni di questo burro d'arachidi, noi non siamo italiani, non siamo tanto abituati a questo burro d'arachidi come sono gli americani e sinceramente dopo un po' a me stanca. Infatti abbiamo fatto fatica, almeno io ho fatto fatica a finirli perché sono risultati veramente pieni di questa crema che aveva una crema tanta così pesante, cioè i cosini erano piccolini piccolini, questa crema alta così dici dopo un po' ne mangi due poi basta perché ti ha stufato, quindi vabbè. Poi questi che sono le croccantelle, il pacco quello da 8 al gusto bacon, quindi come l'altro che erano questi qua al gusto bacon, quindi ho trovato il gusto che erano questi. Gusto bacon sono queste praticamente salatini, crackerini piccolini, era un pacchettino grande così, lo portavano a scuola quando, prima di finire, della Forno Damiani. Questi li avrò presi ancora dove lavoravo prima, che ne avevo fatti una scorta un po' abbondante e gli piacevano. Poi ho visto che ultimamente si sono un po' stufati di mangiarli, quindi vabbè, non li ho più ripresi. Vediamo, magari adesso a settembre, quando riprenderanno scuola, se hanno ancora voglia di riprenderli, assaggiarli e di mangiarli ancora per merenda. E li riprenderò. Poi, della Orlando, ho finito questi per i cani, che è il pacchetto doppio così.
che sono gli stick per loro, sono alla carne, beef. Vedo che comunque li mangiano volentieri ogni tanto per dargli qualche premietto, così glielo do e sono contenti, li hanno mangiati, boh, niente da dire. Poi, come quasi ultima cosa dell'Air Week, ho finito questo che ovviamente è molto più buono dell'altro perché si sa, ha molta più consistenza di profumo. Questo era vaniglia e tè bianco, buonissimo. Questo veramente, veramente mi è ripiaciuto. Se dovessi trovare la sottomarca però di questa profumazione qua, la riprendo perché è veramente vaniglia e tè bianco, a me è piaciuto tantissimo. Poi ho finito un altro di questi, Avon Bubble Bath, raspberry e crema, come prima, quindi buono. Per ultimo butto via, purtroppo, quasi ultimo, butto via questa borsa, purtroppo vedete, si è proprio scassata. Adesso io non so se riesco, guardate, il manico ormai è, cioè, praticamente liso, qui non c'è più il bottone e qua si è rotto, vedete, si è scassato tutto, qua veramente si è tagliata tutta la similpel, cioè vedete, cioè, no, non posso, mi dispiace perché era comodissima, tantissime tasche, però veramente guardate, io non posso andare in giro con tutte le borse poi che ho nuove, con questa roba qui che dai, veramente faccio ridere, anche perché se, anche se l'interno però è ancora buono, quindi io ho pensato di fare una cosa così. Se mia suocera ha voglia, tolgo la cerniera qui. La cerniera qui che la riutilizzo perché devo fare delle cose e riprendo magari l'imbottitura che me la tengo perché magari, sai, non si sa mai, io sapete che io sono la riciclatrice, sì, ciao, riciclatrice compulsiva. Io veramente devo riciclare tutto perché non si sa mai, può sempre capitare che ti serva in futuro e se non ce l'hai devi andarla a comprare e quindi se non puoi, cosa fai? Invece allora io me la, vedete che lascio veramente tutte le scuzziche in giro in una maniera indescrivibile. Io questa veramente la butto perché non la sopporto più sta borsa. Mi ha macchiato tutto, poi quando faceva caldo non vi dico, tutta attaccata, macchiata qua di nero, tutta plercia anche la maglietta. No, no, vabbè, ormai ha fatto la sua era, ha fatto la sua epoca, ha vissuto i suoi anni, arrivederci, grazie, basta, questa mi spiace ma la devo buttare. Come ultima cosa che ho trovato da Lidl e mi è spiaciuto di averne prese una sola, ma non sapevo come erano, quindi il gusto se mi piacevano oppure no, ho trovato questi, che sono le Jelly Belly, sono le mie caramelle preferite americane, ovviamente della signora qua presente. Ed erano quelli che vi ho fatto vedere nel video acquisti di Lidl e Eurospin. Vi ho parlato di questi qua che erano i 13 gusti delle Jelly Bens. Mi è dispiaciuto prenderne solo un pacchetto perché sono state buonissime. Me le sono mangiate quasi tutte io. Metto un pacchetto così da 250 grammi. Io spero, ci ritornerò domani che è lunedì, spero di trovarle ancora da Lidl, speriamo, incrociamo le dita. Perché veramente mi sono piaciute tantissimo, sono buonissime, a parte che a me piace il dolce, mi piacciono proprio questo tipo di caramella, le Jelly Belly, ma queste in particolare io ho preso nel pacco USA e American, da My American Market, ho preso i due tipi, quelli ai cocktail mi sembra e quelle alla frutta, una roba del genere, però queste vi garantisco che le ha battute, perché erano 13 gusti. Io proprio mi prendevo la manciata così, ah, in bocca, buonissime. Io veramente le ho adorate. Io spero tantissimo domani di trovarle ancora da Lidl e questa volta veramente 5-6 pacchetti me li compro tutti. Ok, gente, io credo di aver finito qua, un macello tremendo. Il video dei prodotti finiti è finito. E vi saluto, mi sta andando anche via la voce. Vi saluto tutti, ringrazio i miei nuovi iscritti, vi ringrazio per seguirmi, mi fa molto piacere e ci vediamo la prossima volta. Ciao!